7, 5, 2, 47, 52. Grandissimo, come stai? Senti un attimo, pensando agli ultimi commenti degli ultimi video, cioè soprattutto il miglior cinquantino, tutti a offendermi, non sai fare una sega, non sei bravo a fare riprese, ma come ti permetti? È proprio lì che mi rendo conto che la qualità del video faceva veramente schifo e da lì mi sono messo a piangere sotto il letto. Decido quindi di aumentare la qualità del video e esce un video un mese fa circa col titolo "Adesso spengo il microfono". Io mi apportando una serie a livello cinematografico nel mondo della moto, tutto, insomma, è il nostro mondo, insomma. Quindi siamo passati da queste merda di riprese. Però ad arrivare alla massima qualità che per adesso il Descovazzo non ha mai portato. With everybody else gone, all I know it might not be with you, it might be too hard for you to keep fighting. If you want to go, I want you to know it's okay. I was all alone on my own, it's okay though. Do you really love me? Do you really trust me? I was down bad, feeling sad, feeling sorry. Now you really gone and I can't get you to call me. Wanna run away, fuck this love and fuck this place. If you was a ghost, I would kiss you anyway. I can't feel my lungs feeling like I'm in space. You're the one. Non riesco a muovere il piede destro. Ah, ora ho capito qual era il barbatrucco. Oh, ora ho capito perché non ti super mega stabilizza. Tutti buoni a fare le riprese così. Allora, vi spiego perché vi sto parlando di uno stabilizzatore. Perché io penso, ho decine di migliaia di commenti che dite: non è stabilizzata la ripresa, Lorenzo! Allora ci pensa lui, ci pensa lo Zihun Webless, uno stabilizzatore super mega compatto, ha una grandezza di un foglio A4, è piccolissimo. Quando vai a fare un raduno, vai a fare un giretto in moto, io me lo metto nel mio zaino insieme alla fotocamera e posso fare il mio video super mega professionale, perché ora mi iniziano a garbare questo tipo di video qui. Perché mi sono reso conto dopo anni che la fotocamera non basta, anche se è molto professionale, ha bisogno sempre di un supporto di stabilizzazione per fare una ripresa ottima, anzi più ottima che decente, perché puoi avere la macchina perfetta ma è veramente indecente avere delle riprese che sono super mega vibrano. Ok, te vai a comprare lo stabilizzatore, ma non sai che stabilizzatore comprare, perché ti devo consigliare questo? E ora ti devo dare dei motivi per convincerti a comprare questo Zihun Webless 1. È mega piccolino, ve l'ho già detto, piccolissimo, te lo metti nello zaino. Ha la doppia impugnatura, quindi te puoi fare la ripresa così, come hanno buona parte dei gimbal. Se te sviti questo, e puoi avere quindi anche la doppia impugnatura, quindi diventa ancora più piccolino, che da così puoi mettere così e ti sta veramente basso, devi fare tutte le riprese così in movimento, mettete caso la moto in movimento a raduno, gli vado dietro così e si vede tipo la parte bassa. Avete capito che ripresa sto intendendo? A differenza concorrenza ha veramente un ottimo rapporto qualità prezzo, ha una portata di 3 kg della camera, quindi se avete dalla compatta alla reflex, questo qui ve lo stabilizza. Una volta che l'acquistate, se un giorno deciderete di comunque cambiare camera oppure di cambiare obiettivo, avendo anche un obiettivo più peso, questo qui stabilizza veramente fino a 3 kg, che è veramente veramente tanto. Ovviamente come una macchina puoi scegliere cerchi e tutte queste cose qui, anche qui puoi, diciamo, allestire lo stabilizzatore. Come avete visto qui c'è una ghiera
Qui potete aggiungere un motorino che acquisterò, penso, questi giorni qui. Vi può fare la messa a fuoco direttamente da qui. Quindi quando dovete spostare il fuoco o lo zoom, muovendo questo, si muove questo. C'è una ghiera con un motorino. Un altro accessorio, sempre della Zihun. Qui sotto puoi aggiungere un trasmettitore. Puoi avere un operatore video esterno che gestisce da lontano il movimento. Perché sì, questa applicazione qui si collega anche al telefono. Quindi potete comandare a distanza il vostro stabilizzatore. Potete anche con l'applicazione creare tipo dei time lapse, tipo di 30 minuti che da punto A a punto B. In 30 minuti fa tutto questo movimento qui. Cioè fa veramente un botto di cose, un botto di riprese. Per creare veramente quei mega contenuti senza lo stabilizzatore non puoi realizzarlo. Ok, che dire. Ovviamente la Zihun non produce solo questo stabilizzatore qui, ma ha veramente una gamma esagerata. Dallo stabilizzatore per il cellulare allo stabilizzatore per reflex. Ovviamente vi consiglio di andare sul sito della Zihun per vedere, diciamo, tutto il catalogo prodotti. E boh, che dire. Ma io spero che tra qualche giorno, visto che l'Italia riaprirà e si spera ritornerà tutti in zona gialla, potremo ritornare in zona industriale a registrare dei video. E quindi boh, ci vediamo a un prossimo video. Ciao belli, aspetta che vengo laggiù a coprire la telecamera, insomma. Oh.